Le alte sfere del cinema a Chianciano. Per evitare attacchi di fegato che qui costituirebbero un grosso anacronismo, c'è un premio, un salutino e un sorriso per tutti. Maurice Chevalier è l'ospite d'onore della serata. Dopo essersi congratulati con il Sempreverde, il ministro Folchi e il professor Arata, presidente dell'ente Terme Demaniali, consegnano ai divi le anfore d'oro. Ad Ernesto Calindri segue Gino Cervi. Vittorio Gassman una volta tanto non è polemico e sorride perfino ai critici drammatici. L'uomo nuovo del film comico italiano Nino Manfredi, quando sente il suo nome, esclama fusse che fusse la volta buona. E infatti lo è. Lauretta Masiero, in toilette modello Charleston, abbraccia la sua anfora come per dire alle rivali Folchi me l'ha data, guai a chi la tocca. I premiati e le premiate fanno passerella per i fotografi. Abituati come sono alle lunghe pose dinanzi alla macchina da presa, questa fermata obbligatoria non li infastidisce. Li infastidisce in compenso Lello Bersani con i suoi e ci dica, ci dica. Paolo Stupa è stato denominato all'unanimità baffone, ma ogni riferimento di carattere politico è puramente casuale. Una nuova perla si aggiunge alla lunga collana di Ornella Panoni. Dopo di lei sale sulla passerella Renato Raschel. Per l'attore tascabile, oltre all'anfora, c'è un bacio dell'onorevole Folchi. Raschel è così piccoletto che fa tenerezza anche a un ministro. Proclamazione dei vincitori a Chianciano dell'omonimo premio letterario. Giuseppe Villaroel riassume i lavori della giuria composta dai più bei nomi del mondo letterario. Ospite ammiratissima Sofia Loren. Francesco Flora comunica i risultati delle votazioni. Primo premio consegnato personalmente dalla pizzaiola a Elpidio Ienco per il volume di poesie La Vigna Rossa. Notari ne legge alcuni versi. Unanime il pubblico col verdetto. A proposito di acqua. Aperta a Chianciano la stagione termale. Incomincia nella cittadina toscana la calata dei fegatosi d'ambo i sessi. Ideale sede Chianciano per un simposio internazionale di epatologia. Illustri clinici vi tengono dotte prolusioni sul fegato. Quindi a sera, in onore dei partecipanti al simposium, vi è evocato il primo ospite delle fonti, Porsenna Lucumone, re di Chiusi, potente ma sofferentissimo di fegato. Le ninfe delle acque in persona lo assisterono nella cura. Dopo tre o quattro anfore, Porsenna si sentì un altro. La salute, impersonata da una leggiadra fanciulla, aveva trionfato sul fegato. Paese che vai, originali che trovi. A Chianciano abbiamo trovato Ivo Franchi. Gli piacciono molto le auto antiche, quelle che fanno tanto belle poche. Ma poiché non se ne trovano molte sul mercato e poiché soprattutto lui non si fida troppo dei motori del nonno, l'auto antica se l'è costruita da sé, in officina, con un motore moderno però. Ci si viaggia abbastanza bene, purché non si faccia molto caso ai commenti degli altri automobilisti e dei passanti. Quanti chilometri fa allora? Oh, questa qui può fare 60, 65... Ma si offendono gli automobilisti quando lei li sorpassa? Per sorpassarli loro vanno piano, quando vanno piano allora li sorpasso. Ma come posizione di sterzo, com'è? Ah, questa va benissimo così, va proprio bene. Mi fa sentire la tromba? Questa qui non si può suonare, però io suono questa. Ma i freni funzionano bene, eh? Sì, raga! C'è solo il rischio di finir fuori, come in un film di Ridolini. Ma com'è che le è venuto in mente di costruirsi una macchina così? Ah, perché a me piacciono le macchine antiche. E poi, per avere una fuoriserie. Ma le fuoriserie costano molto. Eh già, perché questa costa poco. Quanto non ce l'ha voluto dire, ha paura che lo sappia la moglie. La Toscana tutta si batte a Chianciano perché l'autostrada del sole passi attraverso la regione di Dante e Michelangelo. Questo è il tema del convegno tenutosi nella cittadina termale. Decisamente a favore della tesi toscana e contro il progetto che vuole l'autostrada del sole in Umbria, ha parlato il presidente dell'amministrazione provinciale di Viterbo, Ferdinando Mica. Anche l'ingegner Dario Barbieri ha illustrato i motivi tecnici, economici e sociali che militano a sostegno della soluzione toscana.